come ogni anno, anche quest'anno, si rinnova la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e patrono dei nostri cuori, e patrono anche del cammino che io vado a fare, che appunto sono, diventerò un francescano. Ho ascoltato molte parole, documentari su Francesco d'Assisi, appunto, in cui qualcuno si permette di dire che quando Francesco udì quella voce che gli disse costruiscimi una chiesa, salva la mia chiesa, si dice che questa voce l'abbia sentita perché era debole, perché non mangiava e perché già faceva i digiuni, quindi la debolezza del corpo, la mente vacava e ha ascoltato questa voce. Io non ci credo. Poi qualcuno dice ancora più avanti in questo documentario che Francesco ebbe le stimmati perché voleva fortemente imitare Gesù e che quindi il suo cervello malato, volendo fortemente questo stimmati, gli spuntarono le stimmati nelle mani e che quindi imitò Gesù anche in questo. Ma questo lo si dice anche di Padre Pio e lo si dice di tutte le persone che sono stigmatizzate. Io vorrei conoscere un signore che non ha la chiamata di Dio e che fortemente pensa alle stimmati e queste stimmati gli spuntino, per chiedergli scusa, la chiamata di Dio non c'è, tu non credi in Dio più di tanto, cosa te ne fai delle stimmati? Visto che volendole fortemente la tua psicose, non so quale fesserie dicono, o chi studia, ti sono spogliato delle stimmati. A che cosa ti servono se non ami Dio e non ce l'hai chiamata? Quindi vorrei conoscere queste persone stigmatizzate, ma fuori dalla Chiesa, fuori dalla chiamata di Dio, fuori di tutto. E che ancora nel 2016 c'è questo grande diverbio tra la Chiesa, la fede e la scienza. Io credo che la scienza si debba tranquillizzare, che le cose spiegabili rimangono sempre cose spiegabili e che la scienza non può spiegare, come i miracoli, le guarigioni e tante altre cose. È vero che c'è molta falsità, anche quello è vero, però prima di giudicare andiamo con i piedi di piombo, giusto? Io ho scelto questo film che adesso vi farò vedere, che tra i tanti film che raccontano Francesco d'Assisi, questo mi sembra più poetico e più bello, quindi l'ho scelto, sperando che qualcuno non me lo blocchi e sperando che molti lo seguano, perché amare i santi, seguire i santi, serve tanto a noi che non siamo un po' lontani dalla Chiesa, perché il loro cammino ci permette di conoscere cose che non conosciamo. Loro ci insegnano a parlare con Dio e non di Dio, come dice Santa Teresa d'Avila. Quindi adesso metterò il filmato, spero piaccia. Grazie a tutti per l'ascolto e buona visione. Agli albori del secolo XIII l'Europa e l'Italia erano in tumulto. L'imperatore di Germania rifiutava obbedienza al Papa, i vassalli si armavano contro i re e le classi minori scuotevano il giogo della nobiltà feudale. Fu in quegli anni che apparve un uomo, messaggero di fraternità e di pace, la cui parola vive tuttora nel cuore dell'umanità. Il suo nome era Francesco Bernardone. Del Pontefice Innocenzo III. La città di Assisi è chiamata a contribuire con ogni suo mezzo alla giusta guerra di liberazione della Sicilia per la causa di Re Federico.
tutti gli uomini validi saranno arruolati sotto le insegne del Duca Gualtieri di Brienne. Chiara, vieni via. Non hai costumato a stare alla finestra e non guardare quel perdigionno. Gli altri iniziano il lavoro e lui rincasa. Padre! Avete udito? Come tutti. È l'opportunità che aspettavo. Per una volta, Francesco, concordo con te. Buongiorno, madre. Hai deciso di partire? È il Santo Padre che ha deciso per me e ha deciso saviamente. Non dovete crucciarvi, tornerò presto, è carico di onori. Onori? Quali onori può dare la guerra? Balordaggini, donna, nostro figlio ha ragione, diventerà conte o forse duca. Ben diverso sognava il suo destino, io volevo mio figlio soldato di Dio. Ed egli sarà conte e soldato di Dio nello stesso tempo, perché no? D'altra parte, madre, non si disobbedisce al Papa. La mia benedizione ti seguirà e ti preserverà da ogni pericolo. Buongiorno a voi. Siete Pietro Bernardone? Sì, signore, per servirvi. Lo spero. Sono il conte Paolo di Vandria. Oh, vi prego, entrate, entrate. Ecco. Ecco. Grazie. Vengo da Firenze, diretto in Sicilia, e mi trovo in difficoltà. Vado laggiù per rientrare in possesso dei miei beni. E ho udito ripetutamente parlare di voi come di una persona disposta a prestare denaro. È inutile che dica altro. Signore, sono un mercante di sete, non un usuraio. Ho terre e castelli in Sicilia, ecco gli atti di proprietà. La somma che vi chiedo è tutt'altro che rilevante, il prezzo di un cavallo e di un'armatura. Concedere del credito sulla garanzia di beni confiscati sarebbe pura beneficenza, e con i tempi che corrono. Mi dispiace assai, non tratto di questi affari. Mi avevano ragguagliato male, a quanto vedo. Voi non siete affatto la persona facoltosa che immaginavo. Tanto peggio per me. Dovrò cercare altrove. Conte di Vandria, perdonatemi se ho avuto l'indiscrezione di ascoltare. Questi è mio figlio, Francesco. Ci sono altri modi di procacciarsi un'armatura. Modi da cavaliere, ragazzo, e non saranno dei mercanti a suggerirveli. Conosco anch'io le norme della cavalleria, ma non si tratta di questo. Assisi manda soldati in Sicilia. Unitevi ad essi e avrete cavallo, armatura e tutto ciò che desiderate. Mio figlio si arruola col Duca di Brienne. Ebbene, vorrei proporvi di bere alle vostre vittorie, ma ho speso appunto ieri il mio ultimo fiorino. Oh, sarete affamato. Quando e dove vi siete battuto? Qui in Umbria, 3 anni or sono. Fui vostro nemico sulle mura di Perugia. Gli assisiati saranno ugualmente fieri di avervi con loro. Se la guerra è la vostra vocazione, ci darete esempio di coraggio e di valore. Pax et bonum, un obolo in nome di Dio. Un obolo. Ancora tu, vattene. Oh, padre, no. Se stesse mio figlio, gli accattoni di Assisi sarebbero tutti ricchi. Fuori dalla mia bottega, via. Peggio delle mosche cavalline. Mi dispiace. Allora? In verità, sto pensando che se vostro figlio combatte come parla, riavrò di certo le mie terre. Andate col duca? Gran notizia, bisogna festeggiarla, subito. Moglie, hai sentito? Posso stringere la mano al mio compagno d'armi? Sì, sì, certamente, se vi degnate. Non sembrate ciò che siete, il figlio di un mercante. E la partenza, ditemi, per quando è fissata? Domani, di buon mattino. Venite, signor conte, di qua. Hai scelto la strada migliore, sappila percorrere. Sì, padre. Sarò al suo fianco. Purché ci sia anche io, tutto andrà bene.
Francesco. Francesco, figlio mio. Francesco! Non restare indietro! Vieni! Senti male? No, no, Paolo. Hai udito nulla? Niente di particolare, perché? Sei così ansioso di batterti che ti pare di esserci già. Rassegnati, c'è tempo. Francesco Bernardone. Sono io. La febbre c'è stata. Tra qualche giorno potrai levarti. Il medico mi aveva dato per morto, lo so. E anche mio padre. Sbagliavano ambedue, ringraziando il cielo. Tuo padre ti ha ordinato delle nuove vesti. Le ho messe là, affinché il giorno in cui potrai indossarle ti sembri più vicino. Francesco è quanto di più caro al mondo. Il nostro unico figlio. Dimentichiamo. E facciamo in modo che anche gli altri dimentichino. Un errore è perdonabile. È tornato. Buongiorno, caro figlio. Vado a Rieti, devo acquistare una partita di lino. Arrivederci fra una settimana. Ti senti male? No, no, perché? Padre, ho bisogno di parlare. Immagino cosa vuoi dirmi. Che ti sei innamorato. Non c'è nulla di sconveniente. Orsù, sentiamo, chi è? Oh, no, vi ingannate. Voi siete sempre stato molto generoso con me ed io preferirei morire anziché deludervi. Ma non diverrò un mercante. Alla tua età è normale che ci assalgano dei momenti di incertezza. Accadde anche a me. Oh, sì. Ma ben presto trovai la strada giusta, questa, Francesco. Abbi molto denaro e prima o poi la vita busserà alla tua porta. D'altronde, quanto possa il denaro, tu lo sai già, perché la sorte ti ha dato un padre ricco. Nostro figlio non stava parlando di denaro. La voce che gli ha udite è certamente la voce di Dio. La peste non secca mai la lingua alle femmine bigotte. Ascolta, quando decidesti di partire per la guerra, io fui con te. Sì, tu con me ora, per una volta. Consentimi di proteggerti.
Non permettere, non lasciare che tuo padre ti veda ardere al fuoco maligno della superstizione senza che gli sia concesso di recarti aiuto. La superstizione è follia, ricordalo. Tu sarai mercante, e un abile mercante, sicuro. Arrivederci. Perdonatemi, madre. Eri la luce di questa casa, Francesco, ma il mondo ha bisogno di te. Va pure. Eh sì, Benedetto. Ti scongiuro, Signore, ascoltami. Dammi la vera fede, il fervore, e indicami la tua via. Che cosa devo fare, mio Dio? Non vedi che la Chiesa è in rovina? Ricostruisci la mia casa. Pietre, fratelli. Francesco. Pietre per la chiesa di San Damiano. Prendi. Ecco, prendile. Grazie. Grazie. Pietre per la casa del Signore. Date pietre per la casa di Dio. Chi grida così? Il vostro amico Francesco. Deve essere ammattito. La sua pazzia farà risorgere la chiesa di San Damiano. Ci siete stato? In qualità di canonico era mio dovere, se non altro per riferirne al vescovo. I muri maestri sono quasi ultimati. No. Non si renderebbe più utile chiedendo pane? Per riedificare una chiesa? Pietre, fratelli, pietre! Aspetta, Francesco! Francesco! Prendi. Grazie. Il suo zelo è d'esempio. E tutti ne sono toccati. I giovani come i vecchi, gli uomini e le donne. Egli ci insegna a volgere in pratica gli antichi ideali. Quegli ideali su cui ci siamo troppo adagiati. Non parlerete di voi. La fede dovrebbe tornare alle origini. Come può lasciarvi indifferenti? Qualcosa di grande in quel piccolo uomo. Francesco, non potresti innalzare d'un poco i tuoi muri? Vorrei scambiare queste poche pietre con i miei vecchi peccati. Non si compra l'indulgenza del Signore, Bernardo, ma l'offerta è ugualmente gradita. Attento, così ti sporcherai. Oh, non dartene pensiero. Eravamo appunto a corto di pietre. Ed altre ne sono arrivate, ma avresti potuto chiedermele, lo sai. Io non chiedo, Bernardo. È il Signore che chiede al tuo cuore. Ho deciso, sarò dei tuoi. Grazie alle vostre mani solerti, la nostra chiesa è tutta in piedi.
E che cosa farete ora? Pazienza, fratello, pazienza. Ma Francesco, non credi che sarebbe tempo di pensare alla regola? Lasciamo che il Signore ci illumini. Se vuoi essere perfetto, vendi ogni tuo avere, distribuiscilo ai poveri e seguimi. Non prendere niente per il tuo viaggio, né bordone, né bisaccia, né pane, né danaro. E chiunque chieda di venire con me, non dissuaderlo. Dividi la sua croce con lui e seguimi. Questi tre versetti saranno la nostra guida, la nostra stessa vita e la nostra regola. Per la gloria di Dio. Amen. Amen. Francesco, mi chiamo Ginevro. Eccoci qua se ci vuoi. Tutti e due? Lieto di accogliervi, Ginevra. Sia lode a Dio. Ma non credi che frate Agnello sarà più felice con sua madre? Addio. Addio. Ecco i tuoi fratelli, Ginevra. Questi è Bernardo, un tempo ricchissimo mercante. Sabatino, calzolaio. E Gilberto, agricoltore. Vigilanzio, ciabattino. E Filippo, il saggio. Giovanni e Tancredi, entrambi investiti cavalieri. Silvestro, della chiesa di San Rufino. E Morico, valvassore. Tutti felici di averti con loro. Buongiorno, canonico. Ti devo parlare. Sembrate preoccupato. Infatti lo sono. Il mio cuore è con voi, lo sai. Ma ho avuto un colloquio col vescovo e anche egli è preoccupato. Pensi davvero di fondare un ordine religioso con un pugno di sognatori? Fratelli, questo ci riguarda tutti. È vero che per adesso non siamo che in 11, ma ben presto cresceremo di numero. Non si tratta del numero, ma la Chiesa proibisce nel modo più severo che un ordine religioso sia fondato senza l'autorizzazione del pontefice. Ah. In tal caso andremo tutti a Roma. Se dobbiamo chiedere, chiederemo. Credete voi che il Santo Padre si rifiuterà di dare ascolto alla richiesta di 11 frati? Da questo momento, Francesco, io credo che quei frati saranno 12. Se vuoi prendermi con te. Il sole risplende e tu ti lamenti. Perché? Hai due candide ali per gioire del tuo cielo, un becco per cibarti, acqua, gli alberi come nido e una voce per cantare. Canta dunque le lodi di Dio e la sua provvidenza. Non vedi? Anche loro vanno a Roma. Fratelli, aspettatemi qui mentre parlo al Santo Padre e pregate per la nostra riuscita. Guarda. Eh,
Temo che non sarà possibile. Lo vedi anche tu, occorre un permesso. Abbi fede, fratello Cattanei, e non dire impossibile prima d'aver tentato. Preghiamo, fratello. Chiedo scusa. Vorrei udienza dal pontefice. Come sei qui? Il tuo nome? Vengo da Assisi con i miei 11 fratelli e chiedo la sanzione papale alla nostra regola. Un nuovo ordine? Richiede un esame adeguato. E questo non è certo il momento. Fatemi la grazia di accompagnarmi dal Papa. Sono sicuro che si degnerà di ascoltarmi. Vorrei poterti aiutare, ma ha ben altri problemi, è rivolta alla mente del Santo Padre. Con la Chiesa minacciata da ogni lato, dove vuoi che trovi il tempo per un ordine di 11 poveri frati? 12, Eminenza. Il lascia passare? Sei entrato senza mostrarlo? No, e difatti non lo arrivo. Conosco quel volto. Cosa voleva? Sottoporvi la regola del suo ordine. Prevedendo il vostro rifiuto, l'ho fatto allontanare. Ho già visto il suo viso. Aspetta, fratello! Vieni pure! Sei sicuro che non ci siamo già incontrati? Sicuro, Santità. Parlaci dunque del tuo ordine. Siamo 12, tutti di Assisi, e chiediamo soltanto che ci venga accordato di servire il Signore in umiltà seguendo gli insegnamenti dei Santi Vangeli. Sì, abbiamo letto molto attentamente e secondo il nostro pensiero l'esistenza che vi proponete è esageratamente severa, ambiziosamente severa. Questo d'altra parte non significa che la vostra fede sia da porre in dubbio. Ma chiunque fondi un ordine deve anche preoccuparsi di coloro che verranno dopo di lui. Avranno essi la sua stessa forza? E casomai non l'abbiano. La vostra aspirazione a una povertà intransigente urta con la realtà. Per mantenere un ordine occorrono dei beni. E tu non ne hai. Dio mi comanda di essere indigente. La ricchezza suscita cupidigia e reclama una spada che la difenda. E noi non siamo guerrieri. No, la saggezza della Chiesa rifiuta qualsiasi estremo. E per poco che tu volessi attenuare la regola. Santità, nostro Signore visse poveramente. E io intendo conformarmi in tutto al suo esempio. O dovrei barattare la mia fede. Ciascuno di noi scende a compromessi. Gli ostinati, i protervi, sono sempre sconfitti. Non rinnegherò la parola di Dio. Ma ardisci sfidare dei cardinali a me? Non consentirò mai. Poiché così decidi, la tua richiesta è respinta. Volete dunque vietare ai sinceri cristiani di ascoltare la voce degli apostoli? Non io ho creato la regola, Beatissimo Padre. Essa è scritta nel Vangelo di Luca. Santità, Eminenze! Dichiarare che una tal norma di vita è irrealizzabile è come ammettere che i Vangeli attestano il falso e incorrere in evidente peccato di blasfemo. Io t'ho già visto, Francesco, ma in sogno. E nel sogno la nostra dilettissima basilica stava crollando, quando un piccolo monaco apparso d'improvviso come per prodigio, sollevando soltanto le braccia così,
ne arrestava la rovina. Il Laterano era salvo e io mi destai. Una voce mi ha esortato a riedificare la casa di Dio. Credevo di doverlo fare con le pietre e la calce, ma forse mi sbagliavo. Mi sbagliavo? È probabile. Ben più che pietre ci occorrono e luoghi di preghiera. Le eresie, l'imperatore, non possono essere fermati dai mattoni e dalla calce. Ma la cristianità è imperitura. Credo nei miei sogni e credo anche nei tuoi. Ma tu non sperare che una regola, per alta e ispirata che sia, possa dare la perfezione. Oh no, noi siamo e resteremo imperfetti quanto poveri. Anche se da Roma faremo ritorno ad Assisi tanto più ricchi di prima. Sono anch'essi con te, i tuoi compagni? Sì. Desideriamo vederli. Santità, questi sono i miei fratelli. E pensi che tanto Dio quanto gli uomini continueranno ad assisterti come finora? Ho fede nel Signore. In tal caso va pure, il tuo voto è esaudito. Possa la devozione tua e dei tuoi fratelli far più grande la Chiesa, e quando non sarete più poche anime, ma una moltitudine, torna e ti saranno affidati maggiori compiti. E sia la tua abnegazione d'esempio a tutti noi. Non ho che queste poche monete, Francesco. No, allora non privartene. Grazie. Dio sia con te. Grazie. Il Signore vi guardi e vi benedica. E volga la sua faccia verso di voi. Il Signore vi dia misericordia e vi dia pace. Ecco. Non solamente ci hai permesso di spogliare tutti i tuoi ulivi, ma persino aiutato nel lavoro. Così avessi potuto aiutarvi quando restauravate San Damiano, Sant'Angelo e San Pietro. Giorno verrà in cui grazie a voi in Italia non vi saranno più chiese in rovina. Tu stai dimostrando che Dio è veramente al tuo fianco. E tu sei al mio fianco. Adesso come sempre. Verrò ad ascoltarti la Domenica delle Palme. Grazie. E scusami con tuo padre di questo saccheggio. Arrivederci, Francesco. Arrivederci, Chiara. Ebbene, fratelli, fino ad oggi siamo stati come allodole in uno stesso cielo, ma il momento è vicino in cui dovremo dividerci. Tu, Zaccaria, andrai in Spagna, Giovanni in Germania, Otto si spingerà fino al lontano Marocco. Se Giovanni va in Germania, perché non mi mandi con lui? So dire IA, che in tedesco significa sì. E io dico Nein. Tu sei e rimani l'allodola di casa. Fui chiamato a parlare, ma ad agire. Sia dunque questo ramoscello d'ulivo, simbolo di pace, a predicare oggi per me. Signore, dammi la voce del tuo gregge in preghiera. Fammi strumento della tua santa volontà. Laddove è odio, fiorisca l'amore. Laddove è offesa, il perdono. Laddove è incertezza, la fede. Laddove è sconforto, la speranza. Laddove è tenebra, la luce. E laddove è tristezza, la gioia. O divino Maestro,
Ciò che io invoco da te non è tanto di essere consolato, quanto di consolare. Di essere compreso, quanto di comprendere. Di essere amato, quanto di amare. Poiché è nel dare che noi riceviamo, nel perdonare che veniamo perdonati, e nel morire che nasciamo alla vita eterna. Lodiamo il Signore. Quest'ora decisiva. Manifestami il tuo consenso. Accetta il mio umile sacrificio. E sostienimi nella decisione di essere tua serva. Non lasci nulla dietro di te. Il tuo esempio mi ha illuminata, Francesco. Per tutta la vita ho atteso e atteso un segno, un avvertimento, un richiamo. L'amore era un sentimento oscuro e confuso. Tu l'hai chiarito, tu me l'hai rivelato, dandogli il volto di Dio. Ed è a questo amore che io voglio votarmi. Sai a che cosa rinunci? Percorrerai fino all'estremo la strada della povertà e dell'umiltà. È un cammino cosparso di spine. Tuo padre mi ucciderà quando verrà a saperlo. Non temete, zia. Nessun dubbio è nel tuo cuore? Nessuno. Ho pregato la superiora delle Benedettine di darti tutta la sua assistenza. Cara zia, avvertite voi mio padre. Dio mi aiuti. Cosa chiedi? Chiedo di essere accolta nella vita monastica quale sposa del Signore. Sarai in grado di osservare la regola e il modo di vita che essa prescrive e di rispettare i tre voti di obbedienza, povertà e castità? Con l'aiuto di Dio, lo spero. Ripeti con me, rinnego il mondo ed ogni sua vanità. Rinnego il mondo ed ogni sua vanità. Concedimi di essere degna dei tuoi comandamenti e accetta la mia rinuncia. Cancella dall'animo mio ogni traccia di orgoglio. Avevo una voce. D'ora in poi essa canterà solo le tue lodi. Avevo un cuore.
D'ora in poi esso palpiterà solo del mio amore per te. Mia figlia è qui? Non potete entrare. Questa è la casa di Dio. Chiara, dove sei? Che significa? Che state facendo? Chiara, voi venite con me. No, Paolo. È impossibile, né con voi né con mio padre. Chiara. Questo non è il tuo trionfo, ma soltanto la sua rovina. Il solo trionfatore qui è Dio. Guarda, Francesco, sono qui. I bambini sono qui. Buongiorno. Buongiorno, frate Francesco. Buongiorno, frate Vitello. Buongiorno. Buongiorno, sorella Scrofano. Buongiorno, sorella Anitra. Arrivi buona ultima. Grazie di avermi chiesto di benedire i vostri amici. Aspettavo questo momento. Perché gli animali della terra sono tra le più preziose creature di Dio. Ci aiutano nel lavoro, ci trasportano, vegliano sulle nostre case e soprattutto ci danno gioia e sorriso. Ricordatevi sempre di sorridere, anche quando sarete dei fanciulli di 30 anni come me. Ora li benedirò e poi tornerò alle mie faccende. Signore, Signore, benedici la loro innocenza e quella dei loro padroni. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Arrivederci e grazie di essere venuti. Arrivederci, Francesco. Arrivederci. Arrivederci, frate Francesco. Arrivederci. Dio sia con te. Grazie. Grazie. Aiutaci, aiutaci in nome del cielo. Ecco qua. Non piangere. Prendi. Grazie. Abbi fede nella provvidenza. Fratello. Pace e bene, fratello. Pace? Per noi leprosi non c'è che puzza e sfacelo. Pregherò per te. Non voglio preghiere. Liberami da questo fetore. Dove mi conduci? A lavarti. A lavarti, fratello. Ma perché sradicano i fiori? Ordine del tuo vicario. Frate Elia reclama questo pezzo di terreno. Che cosa deve farne? La comunità aumenta e con essa il numero delle bocche da nutrire. Perciò il nostro giardino diventerà un orto. Lasciateli dove sono, non vi preoccupate. Dovrò ricordare a frate Elia che l'uomo non vive unicamente di pane. Non sta a una suora avanzare riserve sull'operato altrui, ma c'è qualcuno fra voi che pone il benessere materiale al di sopra della regola. Non giudicare se non vuoi essere giudicato. Io stesso ho ceduto alle lusinghe del benessere, accettando i sandali che tu mi hai donato. La tua strada è irta di taglienti pietre. Non somiglia davvero alla mia. Oh, ne sei tanto sicura? Parlasti di spine ad ogni passo. E a me sembra di camminare sui gigli. Ecco un errore di cui mi rallegro. In brevissimo tempo le sorelle del tuo ordine si sono moltiplicate. Grazie al tuo luminoso esempio. Luminoso è dir poco. Oh, così fosse. Indulgi a qualche piccola debolezza, suor Chiara, o sarai santificata in vita.
Ora dobbiamo affrettarci, frate Francesco. I nostri visitatori si staranno certo domandando dove tu sia. Penseranno che non ti importa di loro. Addio, sorella. Addio. Muoviti, peccatore. Il cardinale, guardate. Quasi non credo ai miei occhi. Quanti saranno, fra Bernardo? 2000 presso a poco. E all'inizio non eravate che 12. 12 appena. Ho ricevuto il tuo messaggio, fratello. Non mi piace. Ma dice il vero? Oh, non ne dubito, soltanto sa un po' di cospirazione. Eminenza, non vorrete presentarvi così? Mi va stretta. E ritengo che Dio preferisca vedermi sollevato anziché con tutte e due le scarpe. Il cardinale vuole. Dio sia con te. Eminenza. Ho un piede più grande dell'altro e il calzolaio se n'è dimenticato. Subito un bacile d'acqua, ti prego, fra Ginepro. Permettetemi. Grazie. Fra Tommaso, frate Guido, fra Giovanni, Dio sia con voi. Grazie. Non sei affatto mutato, Francesco. Credevate che lo fossi? Talvolta il prestigio e gli onori falsano la nostra natura. Non ambisco nulla di simile. Tu no, ma altri chissà. Eminenza, 2 anni or sono, in occasione della crociata, vi chiesi di lasciarmi accompagnare in Palestina 6 fratelli che andavano laggiù. E io invece preferii trattenerti. Ho saputo che 5 di loro sono stati uccisi dai saraceni. In altre parole, Eminenza, mentre alcuni di noi subiscono il martirio, io quale esempio do? Vi prego di lasciarmi partire per la Terra Santa. Ma è lo scopo d'un simile viaggio? La pace. Parlerò al sultano. Ma è in tua assenza, che ne sarà dell'ordine? Non vorrai davvero andartene e lasciarci così senza cibo e quasi senza tetto? Smettiamo una buona volta di ricostruire chiese e provvediamo finalmente alla nostra casa, sempre che vostra eminenza sia del parere. Frate Elia non ha torto, Francesco. Il poco che bastava per 12 frati non può soddisfare le esigenze anche minime di 2000. Alloggiarle, vestirle, nutrirle, non è impresa da poco. Dio non abbandona le sue creature. Per esempio, oggi, 2000 persone adunate qui. È vero che il Signore ne sfamò 5000 con qualche pane e pochi pesci. Ma tu che parli tanto bene, sei capace di fare altrettanto? No. No, Elia, no. Egli però lo è di certo e ce lo proverà. Per Eminenza, tutto è pronto per la benedizione. Oh. Non trattenerti a lungo, la sua salute va peggiorando. È disceso nonostante il divieto dei medici. Francesco, figlio mio, regherai dunque la parola di Cristo ai saraceni? Beneditemi, ed essi l'intenderanno. Gerusalemme, come possono contendercela? Il sangue scorre nelle strade dove Cristo ha camminato. Queste stragi debbono cessare. Io vorrei tanto essere laggiù, Francesco, ma posso a malapena muovermi. Andrò invece vostra indegnamente. Al contrario, tu sei il migliore e il più degno. Ti dissi già che un giorno ti avrei affidato maggiori compiti. E non è questo il più grande di tutti?
la pace per noi e per il nostro nemico? Va, figlio mio. E che Dio sia con te. Lo abbiamo catturato nel deserto. Pare che quest'uomo sappia farsi intendere degli altri. In ginocchio. Se non è un pazzo, certamente è una spia. Ecco, prendi il tuo premio. Consegnatelo subito al carnefice. Presto, via! Non sono venuto da nemico. Il dio d'amore vuole che io ti parli, re dell'Oriente. Rispondi, è vero che gli animali intendono il tuo linguaggio? Se questo accade è perché li amo, come amo ogni creatura di Dio. Anche noi ami, benché saraceni? Anche voi. Dio ti ha mandato qui. Ma perché lo avrebbe fatto? Per toccare il tuo cuore. Non con la spada, ma con l'amore del mio stesso cuore. Vediamo, allora il tuo esercito ha deciso di arrendersi. Non c'è alcun esercito con me, o non parlerei di pace. Eppure la pace nasce dalla resa. Abbraccia la fede di nostro Signore Gesù Cristo e non ci sarà più guerra tra noi. Non ho imparato la tua lingua per udire tali insulti. Cerchi la morte? Sono pronto a morire per la pace. Hai molto coraggio, ma neanche un'oncia di senno. Vuoi che riconosca il tuo Cristo? E io rispondo, riconosci Maometto. Fatti musulmano e non ci sarà più guerra. Che ogni cristiano ti imiti. Comanda ai tuoi soldati di accendere un gran fuoco. Io e un tuo santone ne affronteremo le fiamme e tu giudicherai dove sia la vera fede. Vedi bene, l'idea di tanta prova non li stimola. Peggio per colui che dovrà sottoporlisi. Sia innalzato un rogo dinanzi alla tenda. Mio signore, non sacrificarmi al fanatismo d'un invasato. Allah non c'è propizio questa notte. Ma la vigliaccheria di un imbelle non basta a provare le tue ragioni. Entrerò nel fuoco da solo. Davvero non hai timore? Temo solo i miei peccati. Poiché se il mio corpo brucia, anche la mia anima brucerà. Ma se Dio mi protegge, riconoscerai tu la sua onnipotenza e la sua misericordia. L'ho provato
E prometti altresì in nome tuo e del tuo popolo di convertirti alla religione di Cristo qualora io esca indenne dalle fiamme? Cos'è che ti infonde tanta forza? La fede o la cecità? La fede nell'amore di Dio. È dunque l'amore di Dio che spinge i tuoi fratelli cristiani alla guerra, al saccheggio, alla rapina, alla violenza? Essi non meritano il tuo sacrificio. Se l'uomo fosse uguale a Dio, a che servirebbe Dio? Dio non è nella spada che tronca la vita, ma nell'amore che la crea, poiché egli è creazione. Sì, mi vicino. Fermo! A quale scopo? Torna liberamente dalla tua gente e a chiunque incontrerai, di che se ogni cristiano fosse simile a te, io adorerei il tuo Dio. Non so se l'offesa sia un diritto, ma la difesa certa è un dovere. E noi ci difenderemo opponendo massacro a massacro, sterminio a sterminio. Soltanto Allah può dire chi ha ragione. Questa è la scorta che ti condurrà in salvo alla città del tuo Cristo, Gerusalemme, dove potrai sostare. Se non hai convertito il sultano, ti sei conquistato un vero amico. Un passo è fatto. La pace sia con te. Damietta, la città più fortificata di tutto l'Egitto. E anche la più ricca. Il bottino giustificherà il carnaio. Sta dando al Santo Fratello una salutare lezione di vita? Paolo, un sì lungo viaggio per soccorrere il nemico. Vivi sempre nei tuoi sogni. Rianima quell'uomo ed egli domani ti ucciderà. Ma avrà conosciuto la pietà cristiana. E solo che abbia bisogno di pietà sei tu. Vedi il mondo diverso da com'è. Ma guarda in giro, tocca, fiuta! Non c'è altra realtà. Ma chi pensi di convertire qui? Volevano la vittoria. Ebbene, ne hanno avuto il rovescio. Se questa è la vittoria, bene. Uniamo allora nell'amore del nemico. Sì, di qualche bellezza nobiana, di una tenebrosa, palpitante carne di basalto. Eh? Cosa c'è? Sant'Occhio mi compatisce? Questi assurdi e rivoltanti massacri. Voi uccidete solo per il gusto del sangue.
Quale simalista? Ma chi sei, Gesù Cristo? Quali sono i tuoi miracoli? Fa un po' vedere. La gente ride di te. Pensavi di convertire il sultano, impartire il battesimo ai saraceni, e adesso vuoi mutare noi cavalieri crociati in femminucce. Ma la tua predicazione ha forse fermato la guerra? No, tu sei un fallimento, ammettilo. Vanti la tua penosa umiltà. Ebbene, bevi e umiliati davvero. Bevi e riconosci finalmente che la carne è carne. Ho detto bevi. E smettila di vagabondare per il mondo scimmiottando lo Spirito Santo. E credi di essere Dio? Grazie al cielo ti ho trovato. Ginevro, che significa? Chi ti ha mandato? Nessuno. Sono partito senza autorizzazione. Ho viaggiato per mesi. Perché, Ginevra? Cos'è accaduto di grave? Ti tradiscono, frate Francesco. Chi lo tradisce? Parlano di riformare l'ordine, di imporre una nuova regola. Elia e il cardinale Ugolino. Ecco dunque la messa dei tuoi vaneggiamenti. Misero idiota di sacrestia. Allontaniamoci, Ginevra, voglio meditare. La pace sia con te, Paolo. Va pure a meditare, ma in pieno deserto. Beneficherai gli avvoltoi. Bevi, signore. Francesco. Grazie al cielo sei vivo. Qui si diceva che gli armati del sultano ti avessero catturato e messo a morte. Francesco. Di trovarvi a banchetto. Sono avvenuti molti cambiamenti. Oggi, vedi, è giorno di festa. Avverti frate Elia che devo parlargli. È molto affaccendato in biblioteca e... Biblioteca? Sì, nel vecchio refettorio ora c'è una biblioteca. Digli che sono qui. Non posso, Francesco, nessuno deve disturbarlo per nessuna ragione. Lo disturbo io. Francesco, bentornato. Libri. Un calice d'oro nella casa della povertà. Chi li ha accettati? Io. Tu. Ma il mio sostituto non è frate Cattani. Frate Cattani è morto, mentre tu eri in Terra Santa. Siedi, frate Francesco, sarai stanco. Questa è la tua sedia. No, non è più la mia. Ma Francesco, tu sei sempre il nostro superiore. Nessuno osa dubitarne. La verità è che ben presto dopo la tua partenza abbiamo dovuto affrontare una specie di sollevazione. Alcuni trovavano senza scopo tante privazioni, altri giudicavano il mendicare una garanzia troppo precaria per il futuro della comunità. E tu? Tu che pensavi, Elia? Io pensavo, d'accordo col cardinale, che fosse preferibile metterci in condizione di provvedere a noi stessi. E questo presupponeva mezzi propri. No. Tutto ciò è contro l'esempio. E al di fuori dell'esempio l'ordine non ha scopo. L'ordine è ormai rigoglioso in ogni contrada d'Europa. Ritieni seriamente di poterlo governare solo con un esempio? Sì, col mio. Col tuo. Con quello di Cristo. E con la regola, con la santa regola di povertà assoluta. Dove c'è povertà non può esservi lunga vita, frate Francesco. La regola è stata riesaminata dal pontefice, dal cardinale Ugolino, dai fratelli e da me. Ti credevo più ragionevole. Ho cercato di esserlo.
Ma che cosa c'è di ragionevole in quelle caraffe d'argento, in quei calici d'oro? Perdonami, frate Dio. La colpa è unicamente della mia debole fede. Perdonami. Devi credermi, Francesco. Lo abbiamo fatto anche per sollevarti dai compiti più ingrati, dalle noie, dai fastidi. Adesso leggi la nuova regola. E attentamente. Lo spirito è inalterato, ma l'applicazione sarà molto più libera e personale. Non ci riesco, è impossibile. Abbi fiducia in me. Fiducia nel Signore. Ed è stato il Signore in persona a dettare la nostra regola, che deve essere seguita e osservata alla lettera senza alcuna riserva, senza alcuna deformazione. Se chiedo la tua firma, Francesco, è solo in segno di rispetto per te. E anche per evitare di andare incontro a penose maldicenze. Una penna. Le parole del Vangelo. Le parole di nostro Signore Gesù Cristo non si discutono. Si accettano e si obbediscono. Ciecamente. Settimane e settimane avrei voluto salire quassù, ma poi speravo sempre che tu scendessi da noi. Come puoi vivere tutto solo in questa buia caverna? Non sono mai solo. E talvolta nell'oscurità vedo la sua luce rifulgere più del sole. Qualcosa da mangiare. Ti ringrazio, sorella, ma oggi è giorno di digiuno. La tua esistenza è un prodigio di automortificazione. Poche more colte da una siepe che Dio ha messo sulla mia strada. Ebbene, non mi voglio mostrare ingrato né con Dio né con te. Ti ho anche portato del balsamo per gli occhi. Dal giorno in cui ho deciso di vivere in questo ritiro non ho più avuto gran necessità di vedere, ma vorrei poter leggere la parola di Dio. Sorella, vieni, avvicinati. Che cosa dice qui? E prese una lancia e gliela confissero nel costato. La passione. Di nuovo la passione. Ma il Signore non mi considera ancora meritevole del martirio. Frattanto invecchio e invecchiando va a sapore la sconfitta. Sai, la notte scorsa, nell'insonnia, mentre la natura taceva addormentata, la voce tornò tutto un tratto a farsi sentire. E così mi parlò. Hai fallito, Francesco. Che ti resta oltre un gregge disperso e una regola inoperante? Non sarebbe stato molto più savio crescere famiglia e vendere abiti? Non era Dio, era il demonio. Tu hai ridato la speranza a tutti i cristiani della terra e la tua ora verrà. Ma ho obbedito davvero a un comandamento del cielo. Non è stato orgoglio credere d'aver udito la voce di Dio. Spetta a me confortare colui che è stato l'unico e sublime conforto della mia vita. Sorge il sole. I raggi illuminano già le cime dei monti e i piccoli cipressi sembrano creature celesti vestite di dalmatiche d'argento. Del mattino. Oh, là. Non vedi la luce sui colli? No. E le nubi? Le nubi che avanzano come un branco di candidi agnelli. No, ma scorgo un grande chiarore e vedo la croce altissima contro il cielo. È il momento di pregare. Ora, lasciami solo, sorella Chiara. Lasciami a questa luce, alla croce, a lui. La pace sia con te, Francesco.
che invoca una grazia di cui non è degno. Umilia me, ma esalta i miei fratelli. Puniscimi, ma accorda a tutti gli altri tuoi figli la misericordiosa remissione di ogni loro colpa. E chiamami presto al tuo cospetto. Allora, vinto dall'amarezza, egli gridò: Padre, padre, perché mi hai abbandonato? Oh, il mio sconforto non merita la consolazione della tua divina agonia. Amo te, il tuo olocausto, la tua gloria, la tua croce. A chi non è nato per essere frate. Odiai Francesco quando credetti che avesse distolto da me colei che amavo. Lo offesi crudelmente e adesso sono qui a chiedere il suo perdono. Amore e perdono fioriscono insieme. Le sue sofferenze volgono alla fine. Sta morendo. Andate da lui. Che c'è, frate Francesco? Dov'è Angelo? Benedetto e consolato. La mia ha violato e ucciso. E il poco bene che posso aver compiuto
non morirà come solo se avrà insegnato agli uomini ad amarsi. Ho il tuo perdono. Dio ti indicherà la sua via. Ginepro. Il mio vecchio pazzo fra Ginepro, che piange pazze lacrime, mentre dovremmo tutti esultare. Lodato sii, mio Signore, con tutte le tue creature, e specialmente Messer Frate Sole, il quale fa il giorno e ci illumini per lui. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sostengono infermità e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te, Altissimo, saranno incoronati. Toglietemi da questo giaciglio e deponetemi in terra. Devo incontrare il mio Signore da misero, mendicante qual sono. Chiamato a innalzare chiesa dopo chiesa con pietre e calce, e con la semplice carità ha innalzato un santuario nel cuore di milioni di uomini.